Buonasera amici di Telepace e di Radio Pace, un po' di tempo prima per prepararci alla solenne celebrazione che tra poco trasmetteremo, entreremo in cattedrale per seguire la solenne Santa Messa nella festa della Madonna del Popolo, la patrona della nostra diocesi, della città di Verona. Una messa solenne, una tradizione per la nostra città e per la nostra diocesi, ma anche un'occasione per un altro segno importante voluto dal nostro Vescovo, il Vescovo Domenico, ovvero consegnare a tutta la diocesi, sacerdoti, laici e tutti i presenti la lettera pastorale alla Chiesa di Verona intitolata Sul Silenzio. E c'è grande attesa, ieri la presentazione alla stampa, oggi veramente l'ufficialità. E vicino a me c'è Lorenzo Fazzini, il responsabile editoriale della Libreria Editrice Vaticana. E allora a Lorenzo chiedo, secondo te perché c'era bisogno, perché una lettera pastorale, perché questa lettera? Ma il ricordo va ovviamente in un'altra epoca e altra età, la prima lettera pastorale del Cardinal Martini, che non era cardinale ancora, a Milano, 1980. Martini entra a Milano, la città dell'efficienza, dell'impresa, dell'industria, e scrive una lettera, la dimensione contemplativa della vita. Quindi uno sguardo completamente diverso. Ecco, il Vescovo Domenico non è neanche un anno che è a Verona, in una città molto dinamica, in una città crocevia d'Italia, di commercio, di turismo, e invita i veronesi al silenzio, invita a riflettere sul silenzio, a vivere il silenzio. Io penso che sia una scelta controcorrente molto forte e anche penso salutare non solo per la Chiesa ma per l'intera società veronese, perché mette sotto la lente di ingrandimento un atteggiamento che oggi stiamo drammaticamente perdendo. Hai perfettamente ragione. Lui inizia la lettera scrivendo: all'alba dell'inverno e per tutta la primavera ci siamo incontrati. Prima ancora dei volti ho scoperto il paesaggio di una terra bellissima. Vi invito a leggerla perché è veramente molto bella. Lui si sofferma su cinque ambiti, il silenzio in cinque ambiti, un silenzio che non è senza parole però. Sì, cinque ambiti che sono cinque gruppi di persone che vivono la nostra società. Il silenzio dei vecchi, li chiama proprio così, non anziani, perché trova nella parola vecchio un vecchi un termine più forte. Il silenzio degli adolescenti, e lo stiamo vedendo drammaticamente in quest'estate, segnata da molti fatti di violenza giovanile. Il silenzio dei migranti, e il dramma delle migrazioni è sotto gli occhi di tutti ogni giorno. Il dramma dei carcerati e il dramma del silenzio tra cristiani, il dramma il silenzio dell'ecumenismo, il silenzio tra cristiani. Allora, noi andiamo ora a proporvi l'intervista che ha realizzato per noi Lucio Fasoli a Don Matteo Malosso, che è il responsabile del Centro di Pastorale Adolescenti e Giovani della Diocesi, che parla del silenzio e delle tante attività che il centro propone agli adolescenti, facendo anche una sottolineatura sui vecchi. Una delle categorie alle quali è rivolta questa lettera sono gli adolescenti, un po' al centro dell'attenzione dopo la GMG, ma adesso è una nuova ripartenza. Come la state organizzando per questa categoria che ha particolarmente bisogno? Le proposte sono tante, alcune più tradizionali. Quest'anno per esempio ci sarà il 50° meeting rivolto proprio ai ragazzi delle superiori, quindi agli adolescenti. Un'iniziativa particolare, che non c'è mai stata nella nostra diocesi, è un corso per educatori di strada. Per chiunque abbia un ruolo educativo e voglia formarsi per andare ad intercettare i ragazzi dove vivono, senza pensare ai ragazzi magari più marginali, le baby gang anche, ma di per sé c'è una marginalità in qualsiasi adolescente. Quindi per acquisire un linguaggio nuovo, una modalità educativa nuova, per essere più incisivi nella loro vita. L'idea della pastorale giovanile è quella di dare qualcosa ai ragazzi, ma di chiedere a loro, di chiedere di essere la nuova chiesa e il nuovo mondo. Certo, ci teniamo proprio perché, lo dice Papa Francesco, che i giovani non sono il futuro della Chiesa ma il presente della Chiesa. Spesso noi non lasciamo posto a loro perché possano esprimersi. Abbiamo visto la giornata mondiale della gioventù, che hanno avuto posto, hanno avuto spazio e hanno creato qualcosa di incredibile. Sono stati loro a condurre tanti momenti e questo ci ha lasciato meravigliati in modo sorprendente.
E una categoria, un'altra categoria che ha citato il Visco è quella dei vecchi, abbinandola un po', per certi aspetti hanno le stesse esigenze. Come stare vicino a questa categoria, quanto è importante per la Chiesa? È fondamentale il dialogo tra le generazioni. Faceva notare un pensatore, per esempio, come la guerra sia tornata in Europa dopo che si è persa una generazione di persone che l'aveva vissuta. C'è un dialogo necessario che porta alla contaminazione tra le diverse generazioni. I giovani possono fare bene a chi ha qualche anno in più. Basta pensare a Giovanni Paolo II quando a Roma nel 2000 diceva: stando con voi torno giovane anch'io, ma anche i giovani hanno bisogno di avere radici, e le radici sono i nostri vecchi, i nostri anziani, le persone che ci accompagnano con qualche anno in più. Questo era il gruppo che riguardava appunto gli adolescenti e poi questo accenno agli anziani, ai vecchi, così come li chiama. Un altro ambito è quello dei carcerati, Lorenzo. Sì, il Vescovo ne parla in maniera diffusa e da sempre, diciamo dalle parole già di Cristo, l'attenzione della Chiesa verso i carcerati è forte attraverso attività, iniziative, vicinanze, ed effettivamente è un silenzio che la nostra società fa fatica ad ascoltare, perché come Papa Francesco più volte ha sottolineato, quando entra in un carcere si domanda: ma perché loro e non io? Perché è successo a loro di magari vivere delle esperienze anche di errore, di fallimento, magari anche di povertà educativa, di povertà culturale, e di incappare in gesti assolutamente riprovevoli. Ecco, questo silenzio è sicuramente un silenzio che oggi nella Chiesa di Francesco viene preso molto sul serio, perché alla fine è l'ultimo degli ultimi incarcerati, sono quelli che nessuno vuole, quelli che nessuno guarda, e la comunità cristiana deve farsene carico. Un'altra nostra povertà per la quale fare un silenzio, però un silenzio credibile e fattivo, è anche quello dei migranti. Il 22, fra poche settimane, il Papa andrà proprio a Marsiglia per parlare di questa tematica, della tematica del Mediterraneo. Andiamo ad ascoltare, riguardo il gruppo dei migranti, questa altra realtà, Monsignor Gino Zampieri, il direttore della Caritas diocesana. Oggi forse è il caso di pensare appunto a una risposta strutturata, come non sto dicendo solo io, anche Caritas Italiana ci ha chiesto in questi ultimi tempi di guardarci con attenzione, di vedere come, di raccogliere un po', diciamo, le risorse, non solo quelle economiche, ma parlo di quelle umane, di quelle abitative, delle risorse anche con le quali come Chiesa possiamo anche dare una risposta organizzata, sistematica, come interlocutori, se vogliono, qualche volta per quanto riguarda l'istituzione civile privilegiate, ma non lo siamo, nel senso che noi vogliamo sempre lavorare in rete con tantissime realtà del terzo settore che si sono comportate molto bene in questi anni e con le quali noi abbiamo collaborato. Però forse appunto è il caso di passare definitivamente dalla mentalità emergenziale alla risposta invece strutturale, sistematica, che tenga conto anche del fatto che in questi ultimi anni la dimensione degli immigrati è cambiata moltissimo, perché un conto è l'arrivo di uomini singoli, un conto è l'arrivo di donne con bambini, un conto è l'arrivo di famiglie, un conto è l'arrivo magari anche di situazioni di famiglie che abbiano magari anche al loro interno situazioni particolari di fragilità, come per esempio il caso dei corridoi umanitari con i quali Caritas Italiana e anche Caritas Diocesana Veronese ha risposto. E allora è chiaro che a fronte delle persone, perché non sono numeri ma sono persone, la risposta va organizzata in modo diverso, le aspettative sono diverse, i traguardi, i tempi, le modalità di accoglienza sono diverse, e quindi è chiaro, là dove ci sono minori all'interno di famiglie non è la stessa cosa di minori non accompagnati e così via. Per cui essere capaci di avere quell'attenzione, penso che avrebbero, una volta si diceva, il papà, l'uomo della strada, proprio il senso comune che ci dà la possibilità di articolare la risposta. Allora, questa era l'emergenza, che non è un'emergenza ma è una realtà che viviamo tutti i giorni, riguardante i migranti, e le sottolineature di Monsignor Zampieri. Ma
ci sono altri gruppi di persone che sono stati ricordati in questa lettera. Le donne, poi il dialogo ecumenico, sulle il silenzio delle donne. Il silenzio delle donne lo stiamo vedendo drammaticamente in questi ultimi mesi, in cui è come dire quella emergenza educativa che anche la Chiesa italiana da anni denuncia, oggi si vede nel volto drammatico di tante donne abusate, uccise, violentate, un silenzio di una parte di società che vive il dramma di una parte dell'altra parte, cioè la parte mascolina che ha perso sembra in alcuni casi la bussola. Ecco, questo è un silenzio ferito, è un silenzio sofferto che la Chiesa deve ascoltare con forza. Già si sono levate da alcuni anni riflessioni profonde sul ruolo di come la Chiesa può veramente affrontare e dire una parola e tornare ad educare, e su questo penso che un'alleanza anche con la scuola e diversi ambiti educativi giovanili diventa necessario. Questi sono un po' i vari ambiti, ma vi invitiamo davvero a leggere la lettera pastorale, che è un po', passatemi il termine, divisa in due parti. La prima parte è riflessiva su questi ambiti, sul valore del silenzio, che non è, lo ripeto, senza parole, ma è una ricca riflessione per tornare a se stessi. La seconda parte di questo piccolo libricino estremamente intenso riporta quelle che, secondo il Vescovo Domenico, sono le indicazioni pastorali. A partire dall'inizio dell'anno liturgico, il prossimo 3 dicembre 2003, che diventa, lo scrive il Vescovo, propedeutico in preparazione al grande giubileo per il quale incominciamo a lavorare, incominciamo a prepararci, incominciamo a pensare. Sì, non è un caso che Papa Francesco abbia dedicato l'anno precedente al giubileo alla preghiera, perché preghiera e silenzio sono due elementi assolutamente imprescindibili e collegati l'uno all'altro. Laddove c'è silenzio si può pregare, laddove una persona prega fa spazio al silenzio. Ecco, quindi sono due dimensioni che come comunità cristiana, come diocesi di Verona, sicuramente saremo orientati a vivere insieme a una capacità di affrontare questi silenzi di questi gruppi sociali che il Vescovo Domenico pone sotto la sua lente di ingrandimento e che invita la Chiesa e la società ad affrontare con coraggio. Ci sono poi nelle indicazioni pastorali, e tra poco entriamo comunque in cattedrale per seguire la celebrazione, altre sottolineature per i sacerdoti, ma non solo per i sacerdoti, anche per noi laici, per il popolo di Dio, ovvero quello, la richiesta di riaprire le chiese, aprire quelle che rimangono chiuse per offrire a noi, alle persone, ai fedeli, luoghi di silenzio ma anche di preghiera, per ricollegarmi a quello che dicevi te. Sì, diciamo la stagione della pandemia ha un po' rallentato anche, come dire, una certa pratica religiosa, ma forse è necessario anche tornare ad educare e a far parlare la bellezza del silenzio. Io penso a tanti luoghi anche artistici o di spiritualità in cui provare a educare le persone anche a vivere il silenzio e a saper praticare questa pratica cristiana che si sposa, come abbiamo detto, fortemente con la preghiera e con la meditazione. E proprio per rimanere in tema e seguire quello che tu ci dici, ovvero la meditazione e la preghiera, entriamo tra qualche istante in cattedrale, saliamo questi scalini e, come i tanti fedeli che sono entrati, entriamo anche noi per seguire questa solenne celebrazione presieduta dal nostro Vescovo, dal Vescovo Domenico. La seguiamo in questa giornata importante, l'8 settembre, la festa della Madonna del Popolo, e attendiamo quindi la consegna di Sul Silenzio, questa lettera pastorale rivolta a tutti noi.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. Oggi la Chiesa celebra la Natività della Vergine Maria, che qui a Verona invochiamo sotto il titolo di Madonna del Popolo. La bambina di Nazareth, infatti, è destinata a diventare la madre del Signore e perciò del suo popolo. Viene da chiedersi da dove questa donna tragga la sua fortezza interiore nell'accettare la rivelazione. Al netto della grazia, viene da pensare che questa fortezza interiore di Maria sia legata alla sua dimensione contemplativa. Maria, cioè, si sporge verso l'altro, si tende se stessa verso l'altro, perché contemplativo è il contrario esatto del narcisista, che si compiace di se stesso. Vogliamo invocare questa sera Maria perché renda la nostra Chiesa sempre più contemplativa e meno ripiegata sulle proprie ansie, sulle proprie frustrazioni, sui propri problemi. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine. Per i meriti e per l'intercessione della Beata Sempre Vergine Maria, dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, di San Zeno e di tutti i Santi, Dio Onnipotente, Misericordioso, vi conceda un tempo favorevole per un sincero e fruttuoso pentimento, la continua conversione del cuore, il rinnovamento della vita, la perseveranza nelle opere buone, perdoni i vostri peccati e vi conduca alla vita eterna. Amen. Gloria in excelsis Deo. Oh,
Preghiamo. Concedici, o Signore, ai tuoi servi il dono della grazia celeste, e poiché la maternità della Beata Vergine ha segnato l'inizio della salvezza, la festa della sua nascita accresca in noi la pace. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Michea. E tu, Betlemme di Efrata, così piccola per essere fra i villaggi di Giuda, da te uscirà per me colui che deve essere il dominatore in Israele. Le sue origini sono dall'antichità, dai giorni più remoti. Perciò Dio li metterà in potere altrui, fino a quando partorirà colei che deve partorire, e il resto dei tuoi fratelli ritornerà ai figli di Israele. Egli si leverà e pascerà con la forza del Signore, con la maestà del nome del Signore suo Dio. Abiteranno sicuri, perché egli allora sarà grande, fino agli estremi confini della terra. Egli stesso sarà la pace. Parola di Dio. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, noi sappiamo che tutto concorre al bene per quelli che amano Dio, per coloro che sono stati chiamati secondo il suo disegno, poiché quelli che Egli da sempre ha conosciuto li ha anche predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio Suo, perché Egli sia il primogenito tra molti fratelli. Quelli poi che ha predestinato li ha anche chiamati, quelli che ha chiamato li ha anche giustificati, quelli che ha giustificato li ha anche glorificati. Parola di Dio.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli, Giuda generò Fares e Zara da Tamar, Fares generò Esrom, Esrom generò Aram, Aram generò Aminadab, Aminadab generò Naasson, Naasson generò Salmon, Salmon generò Boz da Rakab, Boz generò Obed da Rut, Obed generò Jesse, Jesse generò il re Davide. Davide generò Salomone da quella che era stata la moglie di Uria. Salomone generò Roboamo, Roboamo generò Abia, Abia generò Asaf, Asaf generò Giosafat, Giosafat generò Joram, Joram generò Uzia, Uzia generò Joatam, Joatam generò Acaz, Acaz generò Ezechia, Ezechia generò Manasse, Manasse generò Amos, Amos generò Giosia, Giosia generò Jeconia e i suoi fratelli al tempo della deportazione in Babilonia. Dopo la deportazione in Babilonia, Jeconia generò Salatiel, Salatiel generò Zorobabele, Zorobabele generò Abiud, Abiud generò Eliakim, Eliakim generò Azor, Azor generò Sadoc, Sadoc generò Akim, Akim generò Eliud, Eliud generò Eleazar, Eleazar generò Mattan, Mattan generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo. Così fu generato Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti, il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli, infatti, salverà il suo popolo dai suoi peccati». Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: «Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio. A lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi». Parola del Signore.
Così fu generato Gesù Cristo. Sua madre, Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. La conclusione della interminabile genealogia di Gesù pone un interrogativo: come può Gesù essere discendente di Davide se Giuseppe, di stirpe davidica, non ha avuto parte della sua generazione? La domanda, che è sospesa alla pagina che abbiamo appena sentito proclamare, trova risposta nella decisione di Giuseppe, che accoglie Maria nella sua casa. Nel silenzio della notte, in seguito ad un sogno, Giuseppe capisce chi è la donna che ama e così diventa padre, pur senza essere genitore. Tutto accade nel silenzio. Maria non comunica a nessuno il suo segreto. È totalmente indifferente rispetto alla pubblica opinione. Non mette in conto i danni reputazionali. Ma Maria è perfino silenziosa nei riguardi di Giuseppe. E questi, più che silente, appare attonito. Trova così compimento un passo del Libro della Sapienza, da sempre interpretato come una prefigurazione del mistero dell'incarnazione del Figlio di Dio, che dice così: mentre un profondo silenzio avvolgeva tutte le cose e la notte era a metà del suo corso, la parola onnipotente dal cielo, dal tuo trono regale, si lanciò in mezzo alla terra. La modernità nella quale noi ci troviamo è avvento del rumore. Nulla ha tanto mutato l'essenza umana quanto la perdita del silenzio. Anche se qualche volta noi confondiamo il silenzio con il vuoto e finiamo per fuggirlo, in realtà tutti noi abbiamo nostalgia del silenzio. È come quando si penetra in una camera oscura. All'inizio non si vede proprio niente, poi i contorni, però quelli delle cose, emergono debolmente, come se la vista si abituasse a questa oscurità, e qua e là cominciano a venir fuori le sagome, fino a definirsi e ad imporsi. Del silenzio abbiamo tutti bisogno per sentire l'erba che cresce, la vita che scorre, la storia che passa. Il rumore, sia quello esteriore, ma peggio ancora quello interiore, che è ancora più pervasivo, copre tutto e rende sordi. Il silenzio è dunque il profumo della vita, quando siamo capaci di indugiare sulle cose. Indugiare è un bellissimo verbo che parla di pause. Indugiare parla di ozio meditativo, parla di sguardo lungo e cordiale. Diversamente rischiamo tutti, nessuno escluso, di andare incontro ad una sorta di agitarsi inoperoso. C'è dunque un rapporto tra vita attiva e vita contemplativa. La vita contemplativa senza azione
è cieca. La vita attiva senza contemplazione è vuota. E infine il silenzio non è solo la nostalgia che ci abita, non è solo il profumo delle cose, è anche la voce di Dio. Per questo la capacità di vivere un po' del silenzio interiore definisce il credente e lo allontana dal mondo dell'incredulità. Nel rumore assordante, la donna e l'uomo credenti lottano per assicurare al cielo della loro anima quel prodigio di un silenzio di circa mezz'ora, di cui parla l'Apocalisse. Sì, abbiamo bisogno tutti, indistintamente, noi adulti, ma anche i più giovani e perfino gli adolescenti, di questo silenzio per circa mezz'ora, purché sia un silenzio vero, colmo della presenza, risonante della parola, teso all'ascolto, aperto all'incontro. Per questo, e concludo, la lettera che al termine di questa solenne celebrazione vi verrà consegnata non propone chissà quale strategia, ma suggerisce solo una condizione, il silenzio, ben sapendo che esso, il silenzio, è creativo e farà scaturire molteplici attività che rinnoveranno il nostro modo di vivere e di credere insieme. Invochiamo dunque la Madonna del Popolo, Maria, che è anche la Vergine del Silenzio, perché ha dato alla luce un figlio per sublime felicità ed ora si è perduta nella sua silenziosa dolcezza. Oggi, 8 settembre 2023, durante l'Eucaristia, nella festa della Natività della Beata Vergine Maria, Madonna del Popolo, nella Chiesa Cattedrale di Verona, Sua Eccellenza Monsignor Domenico Pompili, Vescovo di Verona, ammette tra i candidati al diaconato Bruno Valerio, della parrocchia di San Giovanni Lupatoto. Eccomi. Maddalena Fabio, della parrocchia di Terrazzo. Eccomi. Menegazzi Luca, della parrocchia di Bussolengo. Eccomi. Mutto Claudio, della parrocchia di Cerea. Eccomi.
Pierazzolo Nicola, della parrocchia di Montorio. Eccomi. Patuzzo Ivan, della parrocchia di San Pancrazio al Porto. Eccomi. Pontara Giuseppe, della parrocchia di Balconi. Eccomi. Figli carissimi, pastori e maestri responsabili della vostra formazione, tutti coloro che vi conoscono hanno dato di voi una buona testimonianza e noi la riceviamo con fiducia. Alcuni di voi, mediante il sacramento del matrimonio, vivono già il ministero di coniugi nella famiglia e nella Chiesa. È doveroso pertanto chiedere anche l'assenso di chi è unito a voi in comunione di amore e di vita. Acconsentite che il vostro sposo intraprenda il cammino verso l'ordine diaconale per il servizio della comunità cristiana? Sì, acconsento. E voi, in risposta alla chiamata del Signore, volete portare a termine la vostra preparazione per essere pronti ad assumere nella Chiesa il ministero che a suo tempo vi sarà conferito per mezzo del sacramento dell'ordine? Sì, lo voglio. Volete impegnarvi nella formazione spirituale per divenire fedeli ministri di Cristo e del suo corpo che è la Chiesa? Sì, lo voglio. La Chiesa accoglie con gioia il vostro proposito. Dio, che ha iniziato in voi la sua opera, la porti a compimento. Amen. Giustificati per grazia e chiamati alla santità, presentiamo ora al Signore le nostre intenzioni di preghiera. Rispondiamo: ascoltaci, o Signore. In Maria contempliamo l'immagine della comunità cristiana che come discepola è sempre in cammino. Dona, o Padre, alla Chiesa che è in Verona di rimanere alla scuola di Maria per poter scorgere anche oggi la Tua presenza e il Tuo disegno di amore. Preghiamo. Padre, che chiami coloro che hai predestinato ad essere tuoi figli, fa che, come Maria, i tuoi fedeli siano disponibili all'azione dello Spirito e nella sincera risposta alla propria vocazione diffondano il Vangelo. Preghiamo. Con Maria, donna contemplativa, aiutaci a custodire il dono del silenzio come opportunità feconda per far risuonare la voce del risorto nella Chiesa e nel mondo. Preghiamo. In Maria ci offri un modello di ascolto. Donaci di accorgerci di quelle urla che si levano dal silenzio, perché nessun grido di chi si trova nel bisogno resti inascoltato e cresca in tutti la solidarietà e la carità fraterna. Preghiamo. Ascolta, Padre Santo, la nostra preghiera e nella tua bontà benedici questi tuoi figli che desiderano consacrarsi come ministri della Chiesa al servizio tuo e del popolo cristiano. Concedi loro di perseverare nella vocazione perché, intimamente uniti a Cristo, sommo sacerdote, diventino autentici apostoli del Vangelo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Credo in un solo Dio. Amen.
Preghiamo, sorelle e fratelli, perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Ci soccorra, o Padre, l'umanità del Tuo Figlio Unigenito, che nascendo dalla Vergine non diminuì ma consacrò l'integrità della Madre, e liberandoci dalle nostre colpe Ti renda gradita la nostra offerta. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, renderti grazie, o Padre, grazie sempre qui e in ogni luogo a Te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi Ti lodiamo, Ti benediciamo, Ti glorifichiamo, nella natività della Beata Sempre Vergine Maria. Per opera dello Spirito Santo ha concepito il Tuo unico Figlio e sempre intatta nella Sua gloria virginale ha irradiato nel mondo la luce eterna, Gesù Cristo, Signore nostro. Per mezzo di Lui gli angeli lodano la Tua grandezza, le dominazioni Ti adorano, le potenze Ti venerano con tremore. A Te inneggiano i cieli dei cieli e i serafini, uniti in eterna esultanza. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Veramente santo sei Tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del Tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai Suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.
Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Domenico, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, San Zeno e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito.
Scambiatevi un segno di pace. L'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
Preghiamo. Esulti, o Signore, la tua Chiesa che hai nutrito di questi santi misteri nella gioiosa celebrazione della nascita della Beata Vergine Maria, speranza e aurora di salvezza al mondo intero, per Cristo nostro Signore. Amen. Prima della benedizione volevo ringraziare tutti e ciascuno, tutte e ciascuna, per aver condiviso questo momento della celebrazione eucaristica. Permettete che saluti in modo distinto il Vescovo Giuseppe, che proprio un anno fa come oggi salutava la comunità, ma l'ha salutata, ma è sempre in mezzo a noi e noi siamo ben contenti che sia tra di noi, l'Arcivescovo Rino, tutti i presbiteri che ringrazio insieme ai diaconi, anche ai nostri candidati al diaconato che, se eletti, saranno ordinati diaconi, e tutti voi uno ad uno. La lettera che riceverete all'uscita sia un'occasione anche di confronto all'interno di ciascuna comunità cristiana. Il nostro venerato Padre Domenico, per grazia di Dio e designazione della sede apostolica, vescovo di questa santa Chiesa che è in Verona, a nome del Romano Pontefice, impartirà la benedizione con l'indulgenza plenaria a tutti i fedeli che, animati da sincero pentimento, confessati e comunicati, hanno partecipato a questa celebrazione. Pregate Dio per il beatissimo nostro Papa Francesco, per il nostro Vescovo Domenico, per la Santa Madre Chiesa, e impegnatevi a vivere santamente la piena comunione con Dio e con i fratelli. Il Signore sia con voi. Inchinatevi per la benedizione. Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Amen. Dio vi protegga sempre per intercessione di Maria Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. Amen. A tutti voi che celebrate con fede la festa della Natività della Beata Vergine Maria, conceda il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito. Amen. Per l'intercessione dei santi apostoli Pietro e Paolo, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore, andate in pace.